Eccoci qua, signori. Big Luca. Come andiamo? Immancabile live dalla piscina. Sono in staycation. Volevo sinceramente prendermi qualche giorno per riflettere e per stare tranquillo senza nessun tipo di foto, video, eccetera. Ma visto che un mio post di ieri ha fatto nascere delle domande, allora ho detto vabbè, rilassiamoci, visto anche che sono in piscina, vuoi non mostrare una piscina solo per il gusto di farlo, voglio dire. Non so per quanto duri il telefono, perché fa abbastanza caldo, quindi volevo parlare un po' di Dubai, visto che riceviamo sempre molte domande. Cazzo, scusate, non voglio finire il video, niente, mi si autoclicca per finire il video. Vediamo se adesso regge. Allora, siccome riceviamo sempre anche il team vendita, il TTA, io personalmente anche nelle consulenze così, o le email, i messaggi di persone che mi chiedono come si sta a Dubai, e che ogni volta che escono in questo periodo stanno uscendo tante belle notizie. Hanno arrestato due persone, uno si chiama Hash Puppy e l'altro è Com Mirza, e ci sono tutta una serie di altre situazioni. Perciò anche in consulenza, anche col mio coach, gli è stato chiesto, no, perché se vengo a Dubai non mi tocca nessuno, eccetera. Allora ragazzi, dobbiamo parlare di questa cosa, perché come al solito, cioè, finché si scherza e facciamo le battute, i cazzari dubaini, scam, eccetera, va bene, poi ci vuole anche un minimo di serietà. Quindi, vivendo a Dubai, vi voglio raccontare un attimo poi come funziona la questione. Allora ragazzi, no, cioè non potete vivere a Dubai e fare le truffe, fare gli scam. Questo è un concetto che poteva esistere qualche anno fa, ma stanno sempre più stringendo le maglie. Oltretutto c'è un po' questo mito che a Dubai non esiste l'estradizione, quindi tu puoi fare quello che vuoi. Scusate, sto raffreddando il cellulare con l'acqua della piscina. Puoi fare quello che vuoi, tanto chi ti tocca, eccetera. La realtà è ben diversa. Recentemente, ripeto, due grosse truffe sono state smascherate in collaborazione internazionale tra la polizia emiratina, la polizia dubaina, l'unità cybercrime e per esempio l'FBI. Quindi hanno fermato un truffatore nigeriano che, non è giusto dire, si nascondeva a Dubai, considerando il fatto che aveva un profilo Instagram con 2 milioni di followers e nel quale postava questo stile di vita non come il mio, che è uno stile di vita tutto sommato normale, Rolls Royce. Spendeva mezzo milione di dollari al mese da Fendi, jet privati, e uno stile di vita da miliardario che avevano. In realtà era un truffatore che praticamente aveva truffato anche, sembra, con qualcosa che riguarda il Covid. Aveva messo dei soldi a Dubai che chiaramente gli sono stati congelati e l'FBI è preso e se l'è portato. Un altro è Com Mirza, o Mirza Com, non mi ricordo mai, quindi una persona che ha organizzato un Ponzi qui a Dubai e che chiaramente è stato arrestato e ha truffato, ha rubato un sacco di soldi, chi 5.000, chi 50.000, chi mezzo milione, dicendogli che erano un fondo di investimento immobiliare, non mi ricordo neanche bene, insomma gli faceva pagare per una cosa che non esisteva, e aveva inventato anche un coin di nome ABB Coin ed ha scammato dei local. Allora la realtà, ragazzi, è che Dubai è un mito, va bene, cioè se venite a Dubai a fare delle scorribande o delle cose poco lecite vi beccano assolutamente. Il concetto dell'estradizione di Dubai, che peraltro è stata ratificata, diciamo che per valere il crimine che voi avete, un crimine non violento di solito, il crimine di cui vi accusano nel vostro paese di origine, non deve esistere a Dubai, come per esempio crimini di stampo mafioso, quindi il gap è quello.
Innanzitutto, per chi vive a Dubai, se avete il centro degli affari a Dubai, come ce l'ho io, e truffate o fate cose poco lecite, poco trasparenti, vi prendono, ragazzi. Cioè non è un paese dove voi potete stare impuniti, sono miti e sono leggende. Secondo me questi miti e queste leggende sarebbe anche meglio smontarle al posto di continuare a reiterarle, ok? Quindi per chi vuol venire a Dubai potete tranquillamente venire, è un posto stupendo, ma alcuni mi hanno detto: ah, vengo a Dubai, sono intoccabile, eccetera. Sono miti e leggende, vi dovete comportare bene, dovete essere a posto, non dovete fare casini negli Emirati Arabi. Quindi se siete a Dubai e fate, ci sono moltissime truffe cybercrime, ok, che vengono perpetrati da Dubai, e queste persone vengono assolutamente arrestate e consegnate alla giustizia, perché non si può fare, va bene? Il cybercrime esiste in tutti i paesi del mondo, è riconosciuto in tutti i paesi del mondo, non c'è nessun paese dove tu dici: io fotto i soldi tramite internet facendo gli schemi Ponzi o le finte piattaforme cripto. Queste di solito sono o i finti fondi di investimento. Ciao Alfione, come andiamo? T'a posto? O i finti fondi di investimento, così la realtà è che vi prendono, ok? Quindi, siccome me l'avete chiesto in tanti, uno ha anche detto: ma io mi devo trasferire lì. Diciamo che sicuramente la lente, moltissime persone hanno preso in questi anni la residenza a Dubai, e che adesso ci sono stati tutta una serie. Anche tu sei in piscina, grande grande Alfione. Io vi sto facendo una staycation neanche per rilassarmi, dovevo pensare a delle nuove direzioni, delle nuove cose, come sempre poi vieni interrotto. E comunque qua sono sotto staff, se continuano così sono in dei guai seri. Cioè se riaprono il 7 luglio ai turisti e si comportano così, qua devi tenere la mascherina anche quando cammini per la piscina. Quando ti puliscono la stanza non devi essere in stanza, perché health and safety. Sono sotto staff, nessuno mi ha preso i bagagli quando sono arrivato, non è che vada proprio bene. Ok, quindi se qualcuno ha qualche domanda rispondo, ma la realtà è che non è che potete fare il cazzo che volete. Quindi per chi usa metodi poco leciti, black e tutte quelle cose lì, che io è 2 anni e mezzo che mi prendo quasi degli insulti perché dico di non fare, e poi non, cioè non funziona quella roba lì, ok? Quindi cercate di lavorare seriamente il concetto che potete fare quello che volete perché siete a Dubai. E poi mi fa morire, no, e la frase: non c'è l'estradizione. Pensate che è stato detto anche a me: ma tu sei a Dubai perché non c'è l'estradizione? Mi devo mica estradare, sono mica un criminale. ma se lo fossi vi estraderebbero se commettessi reati, diciamo, online o comunque. Poi ci sono, grande grande Marcello, ci sono le eccezioni, persone che sono state accusate di white collar, quindi cose non violente, o corruzione, oppure diciamo associazione mafiosa. Qui questa cosa non c'è, quindi va tutto molto a rilento, un po' come prima in Svizzera, no? Le persone portavano i proventi di evasione o il nero, ma siccome in Svizzera non c'era l'evasione, allora non c'era l'evasione o il nero, ecco che la cosa non aveva un effetto. E secondo te, prima di trasferirsi a Dubai, quanto netto bisogna fare scammando? No, e allora c'è il cellulare che a volte prova a chiudermi il live. Non dovete scammare nessuno, ragazzi, ok? Quindi che silenzio in questa, dire. Dall'evento di Londra Dario, articolo di 3 giorni fa, cerca su Google. Basta vedere che hanno arrestato l'ex di Publitalia, sì. La lezione su come fare il preventivo, fantastica, di Babbuini. Abbiamo anche ricevuto un altro feedback dopo una mia consulenza. Come sempre non diciamo il nome, poi mettiamo lo screenshot. Una nostra studentessa ha chiuso 11.000 euro dopo la consulenza e quindi ci ha mandato il suo feedback.
Malta non mi piace. Adesso ho visto che hanno c'è Stripe a Malta e non so se l'avete visto, hanno aperto Stripe a Malta. Quando l'ho visto non ci potevo credere. E Malta non è un paese che mi piace, sicuramente fiscalmente meglio dell'Italia, anche lì dovete fare le cose lecite, eh. Cioè questo veramente anche sulla pirateria, no, a volte questo concetto che voi potete rimanere impuniti facendo le peggio cavolate, e per chi di voi calca o preme su certe cose, non voglio né fare nomi né cognomi né modelli di business, perché non me ne frega assolutamente niente. Noi peraltro ci dissociamo ufficialmente, come sempre, da qualunque metodo di guadagno. Noi insegniamo strategia, non vendiamo gli opportunity seekers, non vendiamo un'opportunità di business, quindi non vedo veramente come si possa pensare. Ma chiunque sia in aree grigie, non del tutto lecite, dovete riprendervi, eh. Ci sono più ricchi con business legali o illegali? Illegali sicuramente. Cioè, io ho conosciuto delle persone che fanno sembrare i miei soldi dei pinoli, però a lungo andare poi ve li tolgono, no? Quindi dovete stare attenti, perché non volete arrivare a fare tantissimi soldi con dei metodi illegali e poi ve li chiudono, ve li tolgono o peggio. Ma sì, ma ci sono tantissimi che ce l'hanno con i formatori, ma ce l'hanno perché non capiscono, non riescono a capire che ci sono persone che veramente possono insegnarti come aumentare i margini, fare più soldi, e non c'è nessuna truffa, nessuno scam, e ci sono anche aziende serie. Luigi, come mi organizzo per Facebook Advertising, visto che bisogna entrare con VPN e a Facebook non piace, rischio di farmi bannare gli account. Se sono registrati in un paese, tu entri da Dubai, potresti avere dei problemi, ma questo capita di solito per cose che a Facebook non piacciono, come le affiliazioni o il dropshipping, dove qualunque minima cagata ti flaggano gli account. Però funziona la VPN, non lo so, io non gestisco io queste cose, però io quando gestivo io non avevo questo problema. È anche vero che 2 anni fa e mezzo era un altro mondo, e per l'America non c'era problema. Come mai avevi bloccato il blog per un po' di mesi? Troppo lavoro? Sì, non penso che postiamo più, non ci piaceva. Non ci piaceva e non ci portava un incremento. Ok, quindi ragazzi, vi consiglio assolutamente di essere esentasse, andare in un posto con tasse basse, un posto dove potete anche vivere bene. Però questo mito, cioè... perché dicono i veri ricchi non lo fanno vedere? Ma allora dipende, ragazzi, di solito le persone che hanno i soldi, video in piscina 288, coincidenze io non credo. Diciamo che in Italia si ha sempre paura di far vedere, per il semplice motivo che c'è un pregiudizio negativo sulla ricchezza. Non è che ci sono, io conosco, ragazzi, moltissime persone che mi dicono: io vorrei anche far vedere, prendermi la bella macchina e magari farci anche una foto, Dio mio, però mi attiro delle invidie, delle cose. Quindi molti non fanno vedere semplicemente perché hanno o una malcelata sindrome dell'impostore, oppure perché sono riservati. Anch'io faccio vedere quello che faccio vedere. Diciamo che e vivere in un contesto come Dubai, ovunque tu sia, è un posto di lusso, quindi io non ti fai una foto su un canale social, oppure così. Io potrei farvi vedere molto di più, per certe cose sono riservato, per altre dico, cioè se sono in aereo e mi faccio una foto, se la fanno tutti. Ciao Arnao, come stai? Ok, semplicemente questo. Scusa, l'off topic, TTA sull'OTIC e su propria azienda di prodotti OTIC, lo consigli, vero, per spingere? È per forza, li devi far saltare fuori i margini. Che odio quelli che pensano che l'online mondo si può fare tutto, le truffe reali online sono la stessa cosa, sì. No Daniele, non vengo, grazie. Quindi questo, non è vero che nessuno fa vedere, se uno fa vedere allora vuol dire che non ce l'hai, l'ostentazione, queste sono bischerate.
La ragione per cui in Italia e in altri paesi, soprattutto dove c'è una grossa disparità reale o percepita, uno dice: senti, non facciamo vedere, perché, ma non perché non vogliono, perché hanno paura e perché non vogliono alzare fari. E ci sono anche quelli che sono in un paese e magari non pagano le tasse e non vogliono farsi vedere. Però come regola non è che se uno fa vedere una piscina allora cioè una cavolata. Non so se tu ti riferisca a questo. È come dire che io adesso sto ostentando una piscina. Ragazzi, sono in una piscina, cioè non è che sto fresco e allora cioè faccio il live, ma buongiorno, come va lì? Qualcuno scamma? Magari, no, magari anche no. Non so se Ale, poi vabbè. I scammi stanno chiudendo tutti, quindi. E oltretutto, ragazzi, adesso poi farò dei video più seri su questo argomento, perché mi rendo conto non sia capito e che in un live così con la musica non ho l'arroganza di spiegarvelo. Però se voi non vi abituate a capire che dovete avere un'azienda o un qualcosa che serve il mercato in modo organizzato, un mercato vero con del reale valore, siete in realtà delle anomalie di mercato. Perciò a un certo punto dovete transitare verso un modello di business più serio. Oggi quindi niente investimenti in Italia, giusto? Io non investo in Italia. So che l'Italia funziona molto bene per il flipping immobiliare, soprattutto Milano, per esempio. Io ho amici che fanno ristrutturazioni e poi chiudono affari. Però è un mondo, io sono completamente ignorante. Big Luke ritorna alla piscina proprio qua. La Svizzera a livello di tassi, occhio, vivo qua, si paga poco, il costo della vita è molto alto, sì. Guarda la Svizzera, per esempio, già lì le persone fanno vedere di più il macchinone eccetera, in Svizzera te lo concedi di più. Potresti essere più chiaro su Malta? Come mai mi è sembrato di capire non è posto il tuo gradimento? Perché non è un bel... io ci sono stato 10 anni fa e poi magari è cambiato sicuramente. Il cibo non è un granché, la gente non è un granché, senza considerare che gli affitti a Malta mi risulta che siano costosi quanto a Dubai, e sicuramente non, cioè non sei a Dubai. A livello fiscale va bene. Ma è nuovo questo green screen con la piscina. Ciao Mauro, come stai? Come mai il tuo evento di Riccione non lo pubblicizzi come gli altri corsi? Hai ragione tu. Perché stiamo ristrutturando delle cose, ci sono priorità e altre cose. Hai mai incontrato dei miliardari? Non so se di patrimonio lui sia miliardario, ma è sicuramente il socio, il CEO di un'azienda quasi miliardaria, fanno 900 milioni. Io al lounge ho incontrato... lounge dell'aeroporto, stavamo andando entrambi a New York, ho incontrato Alberto Beretta e moglie, di cui vabbè li saluto. Big basta ostentare, sì. E mi ricordo che lui è modestissimo. Abbiamo cominciato a parlare così del più e del meno e gli faccio: sì, io faccio, gli ho detto, cioè non sono stato specificativo, ho detto tipo social media, così. Ah cavoli, no, perché anche noi vorremmo incrementare. Mi fa: perché io vendo salumi. Cominciamo a parlare, io sono Alberto Beretta, modestissimo, è stato interessantissimo. E la Beretta fa 900 milioni, per dire. Faticissimi. È così. 300, vedete perché uno poi deve fare i live in piscina, perché cazzo. Senza la piscina siete in 180, con la piscina 3,26. Se ho delle cose da dire, preferisco dirle con la piscina. Anche le piscine sono black a Dubai. No, più che altro sono spoglie, c'è un servizio un po' di merda a sto giro. E certo che si riaprono, ripeto, e la situazione è così, che sono sotto staff. Anche qui c'è il baretto, quello... c'è il bar della piscina, non so se vedete dietro di me. Vedete? Ma è chiuso e c'è l'altro che è aperto.
quindi così. Quindi ragazzi, spero di aver risposto alla vostra curiosità. Posso nascondermi a Dubai e scammare? No, vi prendono. Ritz-Carlton, vi prendono, ok? Siate etici, siate onesti. Tanto la realtà, ne parlavo l'altro giorno con alcune persone, la realtà è che non potete tagliare, non potete fare il corner cutting. L'evento di Riccione è stato spettacolare, tanto che finita la festa già dal giorno dopo hanno chiuso le università per rispetto all'evento, mi ricordo se ci sono le idee. E il nostro evento abbiamo avuto culo, cioè quello si chiama culo per esempio, abbiamo avuto già tanti problemi, ma non ci hanno fermato come invece è successo ad altre persone, dove il sindaco, chi per lui, ha interrotto l'evento prima della fine. Vorrei vivere in America, perché tu non ci vivi, anche dal punto di vista fiscale c'è il Delaware. Sì, ma se tu vivi in America paghi comunque le tasse in America, non è che... E poi non è solo un discorso di tasse, Dubai è un posto più sicuro, più lussuoso e per adesso va bene così. Sì, no, si è stati bravi per l'evento, ok, ma il fatto che non ci abbiano, cioè stavano chiudendo tutto, abbiamo finito al pelo, ragazzi. Abbiamo veramente, veramente finito al pelo. Ottimo. Fossimo andati avanti fino alle 10 di sera ci avrebbero... secondo me fermato, non è venuto nessuno, l'evento non era diciamo eccessivamente grosso, c'erano 600 persone, quindi non era un evento da 20.000 persone in un'arena, tutti che, quindi non è venuto nessuno a... magari avevi anche positivi all'evento, ti posso dire che lo staff era dimezzato, so se lo dovrei dire ma lo dico lo stesso. Lo staff era dimezzato al mio evento. Ti consiglio di andare a mangiare Jumbo Shrimps al ristorante lì in fondo, quello con i tavoli sulla sabbia e grill all'ingresso. Ok. No, ma infatti non l'abbiamo fatto fino alle 10 perché per voi sarebbe stato tosto e sarebbe stato inutile. Mi avrei stancato per niente. Se vendo prodotti alimentari con centro di interesse in Italia c'è un modo per pagare meno tasse. E pagare meno tasse sì, tenersi liquido e pagare meno tasse no, che poi è il tema di molti, che per pagare meno tasse investi, carichi di costi, però non hai mai liquido. In realtà questo sistema qui, anche delle persone che dicono, investo tutto, va bene quando avete già dei soldi da parte. Era una tosse unica, mi ricordo, e anche io avevo la tosse, vi ricordate che prendevo il propoli? Ciao Big, buon relax in questa fantastica piscina. A proposito di scam, un gruppo di ragazzi mi ha proposto di entrare a collaborare con loro MLM, ma per accedere alla loro formazione dovrei spendere circa 1300 di prodotti. Questa cosa potrebbe configurarsi come schema Ponzi. Insomma, per settembre la seconda parte di Pregiudizio. Non lo so perché non credo di andare in America. In realtà volevamo fare il Natale a New York, però con i casini che stanno succedendo non mi muovo da qua a meno che è tutto aperto. Parlano già di ondata di ritorno in America, 60.000 nuovi casi al giorno, non ci voglio. Investimenti di piccoli importi, la borsa dove puoi comprare. Adesso molte piattaforme hanno introdotto il fractional investing, quindi puoi anche investire in una frazione di azione, cioè se l'azione costa 100 e tu non hai 100 euro puoi investire 20 euro e ti compri un quinto di azione, che è una cosa molto molto secondo me intelligente. Io ho già visto il presentatore, sì, è una persona, faceva anche Colorado. Sì, no, lo staff era, diciamo che non li abbiamo raccattati dalla strada. Non so se il livello dell'evento lo lasciasse capire minimamente, ma non è stata una cosa arrabattata. Sì, conosco Luca. Va bene, signori, altre domande? Se no io vi saluto, mi vado a sdraiare, che già oggi ho dato tra riunioni e cose. Borsa online per imparare a guadagnare in borsa. Bello rivederti in relax piscina. Se
e c'è HSBC a Malta, conto sicuro o no? Cioè, proprio tra tutti i conti che puoi aprire con HSBC, proprio a Malta lo devi aprire, cioè per quale ragione? Aprilo a Londra. Lo consigli, dà la possibilità di vendere i loro prodotti in drop. No, non lo consiglio. Entrare razionalizzati. No, no, non c'è il prossimo evento, Giuseppe, scordatelo. Potete per favore evitare di fare nomi e nomi di corsi eccetera? Grazie, ve ne sarei molto molto grato. Se ho voglia li faccio io, non dovete scriverli voi. Siamo amici, Pier Giuseppe, siamo amici, ci sentiamo. Immersione in lingua inglese con sottotitoli in inglese, io ti direi di no. Quota molto onomatopeutica sulle MLEB, l'organizzazione di questo gruppo è stato anche un... Ecco, voglio rendere chiara una cosa, ragazzi, perché chiaramente più ci espandiamo e più studenti abbiamo, più questo, e anche più collaboratori, e è abbastanza importante il fatto che una persona sia stata dello staff o sia stata a un evento o che sia stata studente o che abbia fatto un'intervista con me o che abbia fatto una testimonianza non è assolutamente un endorsement da parte della Big Luca International Consulting, non lo è. Questa è una cosa che dovete assolutamente capire. Quanto faresti pagare un servizio di gestione account social? Dipende che cosa intendi per gestione account social, se intendi anche gli ads, se intendi che posti i loro contenuti, se tu crei contenuti li devi postare, su quante piattaforme, quante volte, se c'è una strategia di marketing dietro, è semplicemente postare sui social media senza arte né parte. Senza sottotitoli italiani sicuramente, se puoi evitare anche quelli inglesi è meglio, perché i sottotitoli ti danno un falso senso di understanding e quindi la cosa non va bene. Ciao Arcadia, come stai? A livello legale come fanno i PT a parlare di cibo? Tutti quanti possono parlare di cibo, tu non puoi prescrivere diete, ma puoi parlare di cibo. Ci sono personal trainer che noi seguiamo che hanno il nutrizionista o la nutrizionista che assegna delle diete all'interno della loro organizzazione. Hong Kong, io ho visto offerte non male in Vietnam, hai compilato anche tu l'Economic Subsidy Regulation Certification, cosa ne pensi? Ciao Luca, Hong Kong, io ho visto, che vuol dire? Se non hanno l'area specifica non possono prescrivere piani nutrizionali personalizzati. Esatto, non prescrivono diete ma si affidano dei nutrizionisti. Ti vedo molto bene. Ma sono un po' stanco in realtà. Sai, a non fare niente ci si stanca. Ero a cena l'altro giorno con un mio amico e... un amico imprenditore, vende informazioni anche lui, dicevamo se le persone si rendessero conto di che cazzo c'è dietro davvero non ci sarebbe un hater. Secondo te un marketer americano che ha 2000 persone paganti, 100 al mese, su una scala da 1 a 10 dove si colloca? Scala di cosa? Del guadagno? E dipende quanta overhead, quanti costi ha, che struttura ha e cosa vende, perché se tu hai una membership di una roba che ti sparisce domani non va bene. L'allenamento in palestra come va? Benissimo, mi si è già data giù un po' di pancia, solo che ieri ho bevuto come un lupo, la cosa non aiuta, e ho preso un bel po' di muscoli. Più live ci vogliono, ragazzi, lo so. Ormai mi hai messo il tarlo, cosa potrebbero contestare l'azienda nel caso di BLM che ti dicevo prima? Cosa è networker? Ci sono aziende che mi piacciono, aziende che non mi piacciono. Il multilivello, ragazzi, è un settore complesso. Non fatemi dire di più, perché meglio non aprire un conto a Malta, tra l'altro è molto complicato.
vedi, i tuoi hater stanno diminuendo, forse in te mi incazzerei, ma cioè, cosa c'è da odiare nel mio caso, ragazzi? Siamo anche seri. Cioè, cosa mi contesti? Che sto, che a volte vado a farmi una staycation o che vendo aria fritta che produce un sacco di testimonianze di imprenditori e liberi professionisti? No, l'accusa quella che mi fa è che vendo agli opportunity seeker, che non vendendo un'opportunità di business è una contestazione che non ho mai capito. Però Ras Ruffino, perché mi compare ovunque, perché hai messo like a pagine di consulenza o di suoi competitors, o segui cose di Sam Ovens, eccetera eccetera. Di cosa ti occupi esattamente? Ho un'azienda che si chiama Big Luca International Consulting, con la quale aiutiamo liberi professionisti e imprenditori a fare più soldi, un marketing migliore, attrarre clienti più profilati, attrarne di più o di meno per fare un profitto maggiore, eccetera. Dove stai, Isabella? Lì? No, sto a Ritz-Carlton a Jumeirah. Big, non fai più corsi? Sì, certo, abbiamo tantissimi di corsi. Il nostro corso di bandiera è Online Marketing per Mentecatti 2.0, che potete trovare a www.onlinemarketingpermentecatti.com. Se qualcuno vuole essere seguito, vuole imparare, 800 303 666. Se invece volesse iniziare con... non lo fa più Network, donna, ragazzi, non lo fa più, si è messa a studiare. Si è messa a studiare. Quali sono i tuoi parametri di valutazione per i network multilivello? Ma la longevità dell'azienda. Scusate, esco dalla piscina. La longevità dell'azienda. La longevità dell'azienda e il modo in cui opera, se richiede quote di iscrizione, quanto spinge, quanto è regolamentata. Luca, sei speciale che ti critica ignorante, grande Arcadia. Mi hanno detto che sei passato finalmente dal FAR un paio di settimane fa, ti sei trovato bene? Sì. Cosa prevedi per ottobre, quando le aziende dovranno fare i conti della serva? Ci saranno moltissimi cambiamenti nel mondo, estremi. Ragazzi, il Covid ha già colpito e tutte le aziende sono impattate, non credete alle troiate. Il problema è che magari a certi imprenditori dicono: beh, io comunque guadagno, ma ha comunque un effetto, magari non eri a pieno regime prima o tu sei l'eccezione. Come mai non lo fa più? Perché si è rotta le palle. Si è rotta le palle, non gli serve, e poi sinceramente le limitazioni erano abbastanza, nel senso che l'azienda con la quale collaborava, azienda per carità di Dio seria, però questo non si può far vedere, lavish lifestyle. A un certo punto, ripeto, non è che uno stenta, è che noi viviamo in una casa da 400 metri con la servitù, cioè non è che ragazzi, è la nostra vita e viaggiamo a volte privatamente, cioè non sapeva più dove registrarli i video, si doveva chiudere quando eravamo a Miami, doveva andare giù chiuso in una stanza e non posso far vedere che sono in un hotel di lusso, diceva, stiamo scherzando? Non avendo bisogno dei soldi e avendo cambiato interesse. Conto da 200, cioè da non guardare perciò il profitto, perché si tratta di fare, quindi al limite ci vuole molta pratica, ma si vende un prodotto funzionante e non risultati assicurati, giusto? Sì, ma sarà una puttanata. Cosa prevedi? L'ho già detto. Nel weight loss tanto. Hai ragione, Cesare. Perché sconsigli aprire un conto a Malta? No, la domanda è perché lo vuoi aprire. Non ha senso. Non ha assolutamente nessun senso aprire un conto a Malta. E tu dimmi il vantaggio di un conto a Malta, se sei in grado di spiegarmelo, allora mi piace. Scusate, fatemi raffreddare il telefono.
se no mi si spegne. Ma molti arrestano pure a te come al tipo che hanno arrestato l'altro giorno a Dubai. Paolo, non sei divertente, perché mi dovrebbero arrestare? Io mica truffo nessuno. Non è divertente quello che dici. Grande donna, salute, ce l'ha sicuramente. Ci sono aziende che non ti lasciano la libertà di promuovere liberamente, già. Hai ancora corsi per iniziare a fare affiliate marketing? No, non ce li ho. No, siamo in recessione. Siamo in recessione, ovviamente. Guardate l'economia com'è ridotta. Chiunque non se ne accorga ha dei problemi. Poi che certi settori funzionino lo stesso, questo è un altro discorso. La domanda di prima era se pensi che la nuova regolamentazione degli UAE sulla E impatterà le aziende che fatturano da qui e portano fuori i capitali. Non so di che regolamentazione parli, però fatturare in Italia e portare i capitali a Dubai va bene, ma prima devono essere tassati. Perché i network mettono tutti questi paletti? Allora, alcuni sono assurdi, lo fanno per limite, perché non possono limitare quello che fa la gente, quindi dicono questo sì, questo no, perché poi non hai, cioè ci sono alcune persone che promuovono i prodotti in modo ridagliela, in modo che non va bene. Scusatemi, si clicca automaticamente. Allora cazzo, Eva si auto e niente, vuole inquadrare così. Secondo me, con tutti i soldi che avete tua donna, dovreste fare trading, ad esempio sulle opzioni, che hai una stabilità molto alta. E non lo faccio per adesso. Come si trovano prodotti in affiliazione ai ticket su Google? Ancora dici che il Covid ha impattato su tutti. Allora come mai molti altri dicono che anche nei momenti dove ha colpito di più qui stiamo facendo una pila di soldi con la pala? Fabio, allora, alcuni mentono e dicono stronzate, alcuni altri magari hanno fatto trading speculando al ribasso o tutte quelle cose lì, ma sono cose altamente tecniche. Cioè il fatto che è come dire ho fatto soldi con il Bitcoin, va bene, ma non fa niente, ok? Alcuni hanno dei business che sono stati anticiclici perché vendevano mascherine. Certo che fai soldi con la pala, ma in generale l'economia ha dei grossissimi problemi. Solo conti. Ah, qua c'è un problema. Un ritorno alle origini stamattina. Sì, no, sto qua per altri 6 giorni in realtà. Qua fino al 10. Ho detto alla mia lady. Ciao, io vado in vacanza. Ok, sir. Where do you go, sir? Che settore sta studiando donna? Relazioni internazionali. Luca, dai, ti banno perché sei un deficiente. Su, ragazzi, prescelte. No, scusate, devo bloccare come sempre un po' di gente che entra e deve commentare. Se ho holding italiana e società operativa estere, tenendo sempre gli utili nelle operative per prendermi soldi, posso trasferirmi a Dubai e fare fatture dalle operative ad aziende americane? No, non sono un fiscalista, chiedilo a loro. C'è un odore strano però qua. Secondo me c'è la cacca di cucciolo. Infatti c'è, schifo. Qui intende da Dubai la nuova regolamentazione per lo scambio di informazioni internazionali che è scaduta il 30, per come si sta, gli AI ci stanno rimettendo sulla prassi, sulla tutela degli investitori e imprenditori esteri. Sì, fai conto che la Banca Intesa ha detto a Donna, per esempio, che adesso si possono fare bonifici, ricevere e farli perché è finito l'embargo. Quindi, come sempre, l'Italia è molto avanti in certe cose. Veramente molto, molto avanti. Come mai non vi fanno mettere la cuffia per la piscina più la mascherina? E cioè, meno male, no? Dove lo compri questo green screen fantastico? Sembra addirittura che sei una piscina. Sì.
Ammetto che di puttanate del genere nel mondo del trading online ce ne sono infinità, ma appunto che ho specificato che bisogna citare i risultati non sono assicurati, ma ci sono stolte. Stati cantina d'esse. Un esperto di fiscalità internazionale affidabile per faccende delicate, col passaparola, sì. Esatto. Se ti va bene trovi quello giusto o sbagliato. Ma solo io ho notato che tutti usano webinar esclusivi e si comportano da venditori viscidi e poi si lamentano che le cose vanno male. No, più che altro c'è un copia copia che ha raggiunto dei livelli veramente ridicoli. Cioè, ragazzi, basta con sto webinar in diretta mondiale esclusivo, cioè quella roba lì l'avevamo fatta noi per la realtà e non esiste, ma perché effettivamente l'annuncio era così. Cioè, ma si può non avere... Mi consigli Fiverr o siti simili per piccole deleghe, sì? Hai visto che hanno tolto la licenza alcol al Five settimana scorsa perché hanno fatto una festa in piscina? Me l'hanno detto, ragazzi, il Five senza alcol. Credo ci sia molta confusione tra speculazione ed investimento, sono due cose molto diverse, molto. Hai ricevuto un messaggio, ok. Quando riapri BTA? No, non lo sappiamo. Come pensi che cambierà il mondo online? Il mondo online? Bistecca stasera va bene. Dai, Ostuni, organizzati anche. Fabio Silvia, magari Fra, so che Monica è occupata. Pietra dello scandalo, ho visto 3 giorni fa. Articoli. Corso di danni insieme a Babuini è molto tosto, anche avendo fatto guerra faccio fatica a passarci attraverso. Sì, non è un corso facile, e non è una roba 1-2-3 lucra, è una roba che va compresa. Cioè, ripeto, non è un metodo di guadagno, è strategia. La strategia, fate tanta ripetizione, ragazzi, dei corsi, davvero, a sua parte di scherzo. Tanto non è che li pagate ogni volta che li ripetete, i soldi li date una volta sola, quindi davvero è un consiglio che vi do, fate tanta ripetizione. Lo dico per voi, cioè non me ne viene in tasca assolutamente niente. Oltretutto più ripetizione fate, più punti avete e meno pagate i corsi futuri, quindi figuratevi un attimo. Dan sta molto meglio e poi eccetera. In che modo cerchi figure? No, sono tutte tra il mio pubblico, non usiamo recruiting. No, in Italia no. Il mondo online cambia, ragazzi, perché si introduce una mentalità più seria, più regolamentata, e si comincia a capire che fare business online è un'impresa, è un'azienda, non è il mercato, ragazzi. Nel prossimo anno sconterà un sacco di, a parte personaggi, ma un sacco di cose. Poi provate a dire a qualcuno che fa la borsa che voi avete aperto un broker e state smanettando e un po' state guadagnando, e ce ne sono abbastanza. La persona che investe vi dirà: tranquillo, il mercato sconterà questa cosa. Adesso con il Covid un sacco di persone speculavano al ribasso, compravano azioni a 1 euro per vedere se se li facevano, tutto un casino. Cosa è successo? Il mercato è riceso, li ha scontati e li sconterà anche in futuro, perché semplicemente sono anomalie del mercato. Io ve lo sto dicendo, poi voi fate quello che volete, ovviamente. Io sono solo un uomo dalla piscina. Senza complessi, secondo te farete mai un glossario? Ah, peraltro, scusate, e non so se sia già disponibile, ma ieri ho chiesto al mio ufficio di sbloccarvi l'intervento di DP sul webinar anche in originale in inglese, perché una gazzellina mia amica me l'ha richiesto e allora ho detto sblocca tutto. Se
Bigorna, ultimamente questa gente qui che non è in target ma proprio con me il mio modo di pensare mi danno fastidio, per esempio quando parlo di certe cose loro stanno lì che mi guardano con quell'espressione inebetita. Welcome to my world, brother. Non devi frequentarli, non puoi frequentare questa gente. Pastore Mitti di Despacito, signore. Qui ci sono pure i corvi, cazzo. Quando arriva il cartaceo di Mentecatti, il cartaceo di Mentecatti è in stampa. Allora, i protocolli Kennedy sono arrivati tutti. Forse chi è all'estero ancora non l'ha ricevuto, a me non è ancora arrivato, ma tutti quelli in Italia gli è arrivato. E per Mentecatti abbiamo dovuto, innanzitutto sono 800 pagine. Avendo aggiunto delle lezioni la cosa si è protratta e poi ci sono stati dei rallentamenti di cui vi avevo già avvertito, sarebbe arrivato per tempo, io darei un mesetto. Comunque abbiamo già mandato la roba in stampa, solo che sono un pochino, perché si parla di quasi 1000 copie da 800 pagine l'una, più il libro eccetera. E il glossario vedremo, non lo so. Beh, consigli per riuscire a isolarsi, per lavorare e programmarsi al meglio. Vai a vivere da solo. Consiglio per un umile termoidraulico che vuole svoltare e lucrare davvero. Prendi il corso online marketing per Mentecatti 2.0, davvero. È una cosa che ti aiuterà tantissimo.